oggi siamo su Hearthstone. Non appena si apre. Ok. Ragazzi, l'espansione è disponibile. Che cosa è cambiato? Innanzitutto buon anno, perché si cambia l'anno del Kraken. Ora siamo con l'anno del mammut. E vai di ignoranza. Hearthstone, a te la parola. Appena si carica. Anno del mammut. E voilà. Le carte che puoi usare in formato standard cambiano ogni anno. Vedete tutti questi mazzi qua? Bene, ora non li vedrete più. Possono essere usate solo le carte base classiche e quelle degli ultimi anni. Possono essere usate tutte le... Gli ultimi due anni possono essere usate tutte le carte. I seguenti set adesso sono selvaggi. L'avventura del massiccio e della lega e di Grand Torneo e il set di Grand Torneo sono selvaggi. Alcune carte classiche ora sono selvagge e non possono essere usate nel formato standard. Queste carte sono... Draco di Zaffiro, Sylvanas, Ragnaros, Potere Travolgente, Lancia di Ghiaccio e Copertura, cioè le carte più usate nel meta. E otteniamo 3640 di polvere in cambio di questo, poiché ne possiedi alcune, ecco un regalo speciale per festeggiare. Missione speciale, Maiev Cantopuroso, vinci 10 partite in modalità gioco o standard. Gioco standard, scusate. Non hai mazzi standard, ragazzi, che brutta cosa. Guardateli. Tutti selvaggi. Che brutta cosa. Vedete perché sono voluto arrivare al grado 14 di classificata? Espansione. Ci facciamo un doppio clic sopra, se non sapete. Il numero massimo è 50. Ne acquistiamo 35. Ecco qua. Per 95. Wow, potevi prendermene un'altra solo vincendo una partita. Ma non ho mazzi standard. Ragazzi, iniziamo con lo sboosting. Allora, mentre sboostiamo, che sono 43 pacchetti. Schifo, 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 schifo raro. Ok. Allora, intanto ci sono davvero, davvero, davvero tante carte belle in questa espansione. E stare qua a farvele vedere tutte probabilmente non finiremo più. Quindi lo sboosting lo faremo un po' veloce. Cosa si può dire? Non ho mai fatto uno sboosting di Hearthstone, questa qua è la pura verità. In ogni bustina troviamo almeno una rara. E dopodiché possiamo trovare anche comuni dorate, epiche, leggendarie, le stesse carte nella versione dorata. Ovviamente quello a cui punterei io sono almeno due leggendarie. Ora abbiamo un bel po' di polvere. Io ne avevo già mille da parte, tra parentesi, e volendo potrei anche disincantarmi le carte delle altre espansioni che sono passate in selvaggia, ma vorrei tenerle in teoria. Quindi possiamo craftarci possibilmente qualsiasi tipo di mazzo, però io aspetterò un attimo a craftare un mazzo. Ah, carina, questa è carina per il sacerdote. Guarda tre carte, se indovini quella apparteneva al mazzo originale dell'avversario, non tiene una copia. Carina, carina. Ma dovete credere in me e nella leggendaria. Tra parentesi, ieri mi ero messo a montare il video di Mega Man per lunedì e ho finito a mezzanotte di lavorare. Non finivo più, giuro, vi giuro ragazzi. Nell'ultimo periodo sono stra impegnato e mi sono messo a finire i video a mezzanotte praticamente per poter stare dietro al canale e tutto il resto. Prometto che con Pasqua le cose cambieranno un po', avrò più tempo libero e magari riuscirò a portarvi contenuti un po' diversi. Un'altra epica, solo un'epica. Idrospramorea, quando subisce danni infligge 3 danni al tuo eroe. Minchia, un po' rischioso. Però è un 5-8-8. Dai ragazzi, dobbiamo credere nella leggendaria. Rara, epica. Dai, non puoi lasciarmi senza leggendaria. Niente leggendaria. Rara.
Vulcano. Sì, questa carta qua è dopatissima, cioè. Esploratrice attenta, vieni in battaglia, pesca una carta e il suo costo diventa 5. Cavolo, è parecchio utile. Cioè, nel senso, ok, se peschiamo magari innervazione del druido ce ne facciamo poco. Ma se peschiamo alla morte, che costa 10. Rara, niente, niente, niente. Sì! No, lui! Carino, carino, ma non volevo lui! Non volevo lui! Ah! Ah! E come? Lama fusa e tossina mortale. Sì, è bello lui, ma non è la leggendaria che voglio io, è la leggendaria dello sciamano, ragazzi. Con grazia. Vorrei far notare 1-2. Alla fine forse avrò anche un bel po' di polvere. Però vorrei riuscire a ottenere almeno tutte le carte con me. Niente, nada, Ma guarda, perché mi arrivano in coppia le carte? Questa qua l'ho già vista 20 volte. Oh! Che non volevo aprire l'epica. Erba guzza, combo, tiene più uno per ogni carta giocata precedentemente. Ottiene più uno per ogni carta giocata precedentemente in questo turno. Not bad. Ti prego, non la stessa leggendaria. Sì! Bella! Ozrok bella! È una carta elementale di batteria più 5 per ogni elementale giocato precedentemente. Questa è la quarta volta che la vedo. Dammi un'epica, una rara dorata, una leggendaria dorata. Se mi esce una leggendaria dorata, ecco, sarei abbastanza contento. Rara, comune, comune, comune. Rara. Prendiamolo un po' che... Oltre a averlo trovato 27 volte prima, adesso l'ho trovata anche tutte e due contemporaneamente. C'è il Parkinson qua, dinosauro. Guardatelo. Oh, calmo. Oh, rara dorata già mi sta più simpatica. Wow! Io non so, ragazzi, c'è un modo per... C'è la tecnica di sboosting epica? Rara? Epica! Impeto, quando giochi una bestia in questo turno, mette nella tua mano una bestia casuale. Bella! Dov'è la terza leggendaria, ragazzi? Dov'è? Epica! Oh, epica! Mi dice lui. Epica! Tante volte ho fatto male nella tua mano le magie che hai lanciato su questo servitore. Bella! Carino! Madonna, la leggendaria! Ultra Sauro, cioè... 7-14! Riflesso fuso, seleziona un servitore neanche con la tua copia. Due arcimaghi e un po' di assurdo. Ti serve il mio aiuto? Nope. Epica? Nope. Ci speravo. Come un dorato. Dai, carino. Carica, io di battaglia, non può attaccare gli eroi per questo turno. Ma cosa? Allora. Negozio. Bassifondi di Meccania, classic. Sussurri, viaggio, classiche, viaggio. Bassifondi, classiche. Era un goro, però. Dammi la leggendaria! Rara dorata, il granchio con l'acca! Con l'acca! No, con l'acca! 525 per un set 9, con 8 rare che ho in più e 73 comuni! 5.255 di polvere! Beh, ragazzi, detto tra noi, Ozrok è un po' fissato con la salute. Devi morire! Oh mio Dio! Ragazzi, che dire, spero che lo sboosting vi sia piaciuto, ho avuto 27 miliardi di interruzioni, ma... due leggendarie, non male. Ragazzi, quindi se vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi, perché c'è Genzo lo squalo, va bene? E noi ci vediamo in un prossimo video, quindi, bella ragazzi!